Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video e in questo video parlo di una cosa un po' particolare che mi è capitata qualche settimana fa mentre giravo un corto a tema Joker, Batman, queste cose qua. Magari poi vi farò vedere anche qualche pezzettino mentre parlo, così non vi annoio a parlare soltanto. E dicevo, è successa una cosa un po' particolare che mi ha fatto riflettere molto, contestualmente anche a una certa domanda che non solo l'utenza ma anche persone che mi conoscono continuano a farmi. Allora, la domanda che tutti mi fanno è: ma se tu sei tanto bravo, cosa che non ho mai detto di essere, perché non lavori? Perché non ci lavori? Perché fare il videomaker non è il tuo lavoro? Perché fare l'attore non è il tuo lavoro? Allora, quando ero piccolo, andavo a scuola, ero molto bravo a disegnare. Probabilmente la mano ce l'ho ancora un po', però sono anni che non disegno più. Mia mamma tra l'altro era pittrice, quindi comunque diciamo che sono anche geneticamente portato probabilmente, no? Anche mio papà era molto bravo a disegnare. E tutti i professori, quando io disegnavo, mi vedevano disegnare bene, mi dicevano: ma perché non fai l'artistico? Ma perché lo fai l'artistico? Soprattutto quando poi io sono andato a fare ragioneria, no? Ero alle superiori. Mi ricordo che ho fatto il cartellone dell'Inferno di Dante insieme a mia mamma, abbiamo disegnato con su tutti i quadri ripresi da Gustave Doré, no? Venuto benissimo, venivano dalle altre classi a vederlo perché era talmente figo, disegnato talmente bene che diciamo che aveva spopolato nella scuola, no? E tutti i professori mi dicevano: ma perché sei qui a fare ragioneria, ma vai a fare l'artistico? Il problema è che se una cosa la fai e ti viene bene solo quando sei ispirato e solo quando hai voglia di farla, rimani artista da strada. E io purtroppo sono così. Cioè, se devo fare una cosa perché sono obbligato a farla e non sono nel mood, non mi viene. E un attore professionista, un videomaker professionista, questo non se lo può permettere. Ed è questa la differenza tra il semplice artista e l'artista professionista. L'artista professionista, prima che artista, è un professionista. Il professionista è quello che, quando tu gli chiedi di fare una cosa, te la fa con la sua arte, te la fa come te la deve fare, indipendentemente che abbia voglia, che non abbia voglia, che gli piaccia, che non gli piaccia. Ed è questo che distingue un semplice appassionato, come posso essere io, di queste cose, da un professionista. Io, se provo a lavorarci con queste cose qua, può succedere che mi vengono da schifo, e mi è successo, e purtroppo mi è successo, me ne sono reso conto, poi cioè, mi ci sono proprio scontrato con questa cosa qui qualche settimana fa, quando stavamo girando appunto questo corto, e io stesso per primo non ero soddisfatto della mia performance, perché dovevamo essere in un'altra location che mi avevano promesso e mi è saltata all'ultimo. Quindi alla fine sono dovuto andare a lavorare in una location che non conoscevo nemmeno, non conoscevo le luci come erano disposte, perché non sapevo nulla, sono arrivato lì proprio a zero, no? Non avevo ancora lavorato mai con l'altro attore, quindi non sono arrivato proprio lì totalmente al buio, no? E questa cosa qui da subito non mi ha messo nelle condizioni di essere nel mood giusto. E questo un attore professionista, un videomaker professionista non se lo può permettere. Deve sempre fare la cosa migliore quando gli viene richiesta. E io non riesco, io non ci riesco. Se mi chiedete di farvi un ritratto di vostra mamma e io non ho voglia, non mi viene. Magari poi io ho un'ispirazione, faccio un ritratto del primo che passa e mi viene da Dio, capite il punto? E da lì ho capito che devo fare le cose praticamente solo quando sono veramente ispirato. In quel momento io non ero ispirato, ho fatto cagare io, ho fatto perdere tempo a delle persone che gratis erano venute a fare quella cosa lì, e in più mi sono sentito anche poi a rimbrottare da queste persone, perché se ne sono accorte anche loro. Mi hanno detto: guarda che hai fatto schifo. E io ho detto: sono il primo a dirlo, avete ragione. E quindi quando vi
mettete in, cioè, per carità, non sono in grado proprio per questa ragione di poter dispensare consigli a nessuno, però siccome ci sono passato, appunto mi è successo e so che sono fatto così, quando cercate di far diventare la vostra passione un lavoro, chiedetevi sempre prima di tutto se effettivamente avete l'indole da professionisti su quella cosa che volete andare a fare, cioè se anche vi dovesse annoiare, non dovesse essere ispirati, non aveste voglia, eccetera, eccetera, se vi verrebbe bene comunque. Quindi ponetevi queste domande, domande che io non mi sono posto, o meglio, me le sarei dovute porre nei momenti giusti e non l'ho fatto, facendo perdere tempo a delle persone e facendo pasticci. Quindi a me vengono bene le cose, però solo quando ho voglia di farle. Quindi io non sono un professionista, non posso essere un professionista delle cose che mi piacciono, non tutte perlomeno, poi magari ce ne sarà qualcuna non ho ancora provato a lavorarci, magari invece poi anche quando non ho voglia mi verrebbe bene, non so, ma sicuramente di questo se non sono ispirato io non riesco a fare. Quindi rispondo anche alla domanda di tutti quelli che me la fanno del perché non ci lavori, perché non è questione di essere bravi o non bravi, è questione di essere professionisti o non professionisti. Professionisti in un certo campo si nasce, è proprio una questione di indole, non è una questione di bravura. Quindi con questo ho risposto anche a questa domanda e quindi niente, per questo video era tutto e niente, volevo condividere questa cosa con voi anche per un po' per, diciamo, per scaricarla, un po' un esorcizzarla, perché purtroppo mi girano le palle che mi è venuta male, quindi sarà da rifare un bel pezzo da rifare. E quindi niente, per questo video è tutto e non vi chiedo se vi è piaciuto o non vi è piaciuto, perché tanto diciamo che più o meno è una storia, una sorta di vlog, anche se l'ho fatto comunque in studio, e ci vediamo al prossimo video che sarà una recensione di un filmaccio. Ciao.